sono passati ormai quasi 5 anni dalla morte di Inge e non posso non dire quanto sarebbe felice di vedere tante amiche, tanti amici, tanti scrittori, scrittrici, tanti giovani questa sera per questo premio a lei intitolato che si schiera in favore dei diritti e per una cultura libera. My name is Juno Mack and I'm one of the co-authors of Revolting Prostitutes or Prostitutes in Rivolta and an activist in London, in the UK, for sex worker rights. Sono Natalia Guerrieri e sono sempre stata affascinata dai libri, dall'idea di scrivere fin da quando ero piccola e sono sempre stata piuttosto testarda anche nell'idea di seguire questo corso di studi, quindi la mia formazione è quella classica, diciamo, della laurea in lettere, dopodiché ho seguito una serie di corsi di scrittura che mi hanno portata a studiare anche scrittura per il cinema e per il teatro, che è quello che faccio oltre a scrivere narrativa. My name is Wyatt Tumor. I am the author of The Dragons, the Giant, the Women, or Il Draghi, il Gigante, le Donne. I was born in Liberia. My family immigrated to the United States when I was 5 years old. And my memoir covers both the circumstances that led to our escape from Liberia and also my adventures in assimilating into American culture as a black woman. My book is about a small paper mill town in the foothills of Western Maine. And it's really about 3 generations of my family that worked in that paper mill and what we are willing to sacrifice for our own survival. Non può esistere la possibilità di voltare la testa dall'altra parte, soprattutto non può esistere per chi si ostina a denunciare, a documentare, a mettere la faccia, a mettere la propria penna, il proprio sguardo, la propria voce al servizio di chi subisce soprusi e sopraffazioni. Questo è in qualche modo lo spirito che ha animato il premio Inge Feltrinelli, raccontiamo il mondo e difendere i diritti, cioè quello di raccogliere le voci che fanno inchieste sui diritti violati, che fanno da megafono a umanità ferite che spesso non trovano le parole per raccontarsi. Questo libro per me è, diciamo, è un po' il risultato di un processo personale, ma che in realtà ho messo in atto anche e soprattutto parlando con altre persone, che mi ha fatto uscire, diciamo, dalla mia dimensione in realtà individuale di anche sgomento di fronte a un mondo del lavoro inaspettato, per arrivare ad una riflessione più condivisa e collettiva su quelle che sono le difficoltà, appunto, di un'intera generazione, ma non solo, nell'approcciarsi a un mondo e a un mondo del lavoro estremamente famelico, che è paragonabile a uno zombie che si nutre di corpi per poter continuare a camminare e a distruggere e uccidere tutto quello che incontra, ecco. We have to remember that it's very important to keep telling the stories of those who don't have those opportunities, because it's easy to step into the spotlight and to forget that our stories then change. You know, my story becomes a story that includes being recognized by the Feltrinelli Foundation, for example. But there are still stories of people who are not heard, and it's important to keep telling those stories and keep making those stories actually the most important to make sure that the movement stands in solidarity with those who need it the most. I think stories are the key to opening up these rights for everybody. I don't think stories themselves change anything, but they change people's hearts and they change people's minds. And if we can change enough people's hearts and minds, then stories can lead to changes in our rights. There's absolutely a link between telling stories and fighting for one's right. I think that in the mythology of finding one's rights, when we talk about
freedom, when we talk about rights, it all involves storytelling, the stories that make us want to be free, the stories that give us a pulse, that give us history, the history that we fight to preserve. All of this is linked. There is a very strong connection between the stories that we choose to tell and obviously the rights that we have to tell those stories. For me, it's a huge honor to be nominated, for our book to be recognized in such a legitimate space, because sex worker rights is often something which is just spoken about in a whisper. You know, it's a very invisible population, an invisible community, and that means that our movement often struggles to be seen and heard. What would you do tonight if you were to be the winner of the prize? Go home and kiss my babies, and then maybe have a little bit of champagne. Chi vince la categoria diritti in costruzione della prima edizione del premio Inge Feltrinelli? Wajetu Moore. I draghi, il gigante, le donne. Il premio. Mica volevi tenertelo tu il premio. Arrivederci, grazie. Grazie a tutti gli organizzatori, grazie a tutti i ragazzi della Fondazione Feltrinelli, grazie al gruppo Feltrinelli, e abbiamo lavorato come una grande famiglia ed è stato bellissimo. Grazie.